Buongiorno, benvenuti a Ecomondo 2000. In studio a Pineta Oggi TV Massimo Bonella per le news e gli approfondimenti. Dunque, in primo piano è un tristissimo giorno per il cinema mondiale che vede andarsene uno dei suoi maestri. Ha lavorato nella sua ricca carriera con gli altri grandi protagonisti del cinema italiano ed internazionale, segnando intere generazioni di cineisti. Scusate, di cineisti e avviando in Italia il filone del cinema d'inchiesta. Così il ministro dei beni culturali e del turismo Franceschini commenta in una nota la morte del regista e sceneggiatore napoletano Rosy Franceschini, concludendo: il suo stile elegante e indipendente ci mancherà. Giriamo pagina, veniamo alle ultime notizie dalla Francia. Dunque, ricercata la Hayat, che praticamente non si troverebbe in Francia, ma in Siria, dove è arrivata all'inizio dell'anno. Lo rendono noto alcuni media francesi, spiegando che quantomeno una donna con il suo passaporto avrebbe lasciato la Francia il 2 gennaio per raggiungere Istanbul attraverso Madrid. In Turchia si sarebbero perse le tracce. La donna, infatti, aveva un biglietto di ritorno per il 9 gennaio, ma non si sarebbe presentata all'aeroporto. È stata vista invece attraversare la frontiera siriana l'8 gennaio. Proseguiamo, non sono belle notizie quelle che abbiamo. Si parla di orrore in Nigeria, addirittura una bimba kamikaze. Mi domando in che pianeta siamo qui. È di almeno 19 morti il bilancio di un attentato compiuto ad opera di un kamikaze in un affollato mercato di un mercato che si trova in località Maiduguri, nel nord-est della Nigeria. Numerosi i feriti, lo rendono noto fonti della sicurezza e della Croce Rossa, secondo cui a farsi saltare in aria sarebbe stata una bambina di appena 10 anni. Ed ora veniamo agli approfondimenti, alla rassegna stampa, che include anche un po' l'approfondimento, perché poi io vi lascio dei link che potete andare ad approfondire le notizie che vi diamo. Dunque, iniziamo con antimafia2000.com, la testata giornalistica. Scusate, la testata giornalistica diretta da Giorgio Bongiovanni. Innanzitutto subito un articolo di Saverio Lodato dal titolo Avanti un altro. A seguire Giuseppe Fava, un romantico guerriero in occasione del 31° anniversario dell'omicidio di Pippo Fava, assassinato da Cosa Nostra a Catania il 5 gennaio 1984. Riproponiamo un articolo sulla sua vita, sulla forza e la libertà di un romantico guerriero che non si è piegato davanti a nulla. Questo è a cura di Anna Petrozzi e Giorgio Bongiovanni. Ricordo Anna Petrozzi che è la capo redattrice di Antimafia 2000. Vice direttore invece è Lorenzo Baldo. Trattativa, e proseguiamo quindi con la rassegna stampa della homepage di antimafia2000.com. Trattativa da Flaminia al passato di Mori si scava tra gli archivi dei servizi. Lo scorso dicembre il blitz del pool di Roma. Parigi, trappola sanguinosa di Giulietto Chiesa. Poi ancora striscione per Di Matteo, anche Acquaviva delle Fonti dice di sì, il comune barese aderisce all'iniziativa di solidarietà nei confronti dei PM. Questo articolo è stato scritto da Savino Percocco, che salutiamo, che è stato anche ospite nella nostra trasmissione settimanale di approfondimento in onda ogni mercoledì sera alle 18:30. Denominato dal titolo Spazio Aperto, condotto in studio da Bari da Antonella Intranò e Ugo Lombardi, con la collaborazione qui della nostra redazione giornalistica televisiva di Pianeta Oggi TV. Proseguiamo adesso con la rassegna stampa del sito invece, come dire, personale della sua esperienza spirituale di Giorgio Bongiovanni, che risponde a giorgiobongiovanni.it. Infatti, questo
personaggio è noto anche è noto a livello internazionale, anzi a livello mondiale, anche perché è stigmatizzato, vive questa esperienza molto forte, documentata, che più volte noi abbiamo fatto vedere. Dunque, innanzitutto una illustrazione, parliamo sempre della homepage, una illustrazione di un pianeta ridotto a fame, inquinamento, guerre, bimbi abbandonati per le strade, eccetera. Una umanità assassina e violenta, colpevole del più grande infanticidio dell'universo, la morte per fame, sete e malattie di 40.000 bambini ogni giorno, più di 40.000 bambini ogni giorno. Un pianeta Terra sprofondato nella crisi più grave della storia umana, crisi ambientale, crisi energetica, crisi economica, con oltre 30 guerre in corso e con l'ombra spettrale di una guerra atomica tra Stati Uniti, Russia e Cina. Successivamente si parla di apparizioni, il terzo messaggio di Fatima, i crop circle o pittogrammi, ufologia con il noto ricercatore Pier Giorgio Caria, l'esperienza spirituale dello stigmatizzato Giorgio Mongiovanni che abbiamo menzionato pochi istanti fa, eccetera. Vi è anche il richiamo alla nostra trasmissione, cioè vi è anche poi il richiamo alla trasmissione che noi facciamo ogni domenica sera a partire dalle 18:30 su Radio Piper Fontana Fredda, che è una radio in FM stereo, però è una trasmissione che viene onda anche qui su Sites Web Network, diciamo replicata giovedì sera a partire dalle ore 22, quindi un richiamo anche alla nostra trasmissione. Poi vi segnalo per gli amanti dell'ufologia, realtà extraterrestre, il canale YouTube del ricercatore e reportagista Pier Giorgio Caria. Il canale si chiama Pier Giorgio Caria 59, tutto attaccato. Quindi voi basta che entrate su YouTube e scrivete su cerca Pier Giorgio Caria 59, verrà fuori poi il tutto. Altri siti che vi vogliamo segnalare, innanzitutto pandoratv.it, dove ci sono anche diversi approfondimenti su quanto è accaduto di terribile, che è stato qualcosa di veramente orrendo a Parigi. Poi ancora la testata da dove va in onda questo notiziario, pianetaoggitv.net, poi altri siti interessanti per tutte le iniziative nel nord-est d'Italia per quanto riguarda i convegni, conferenze, eccetera, il sicomoro.com. E quindi anche la funimainternational.org. Questi sono siti di questi ultimi di associazioni che lavorano assieme, hanno fatto rete per promuovere iniziative culturali di approfondimento, di riflessioni su tematiche che riguardano il pianeta di oggi. E quindi con relatori molto interessanti, molto importanti, molto interessante quindi andare a queste conferenze poi, anche perché vi assicuro che in nessuna di queste conferenze realizzate, organizzate da queste associazioni, come ad esempio il sicomoro.com, eccetera, non si paga niente, cioè uno va ed è gratuito, non ha solo da guadagnare nell'ascoltare quello che viene detto e quindi nell'acquisire delle informazioni che normalmente sui mass media nazionali non vengono mai dette. Infatti, su queste conferenze ci sono sì qualche televisione locale, ci siamo noi, ma quelli nazionali raramente vengono. Vabbè, questa è un po' la situazione. E dunque, vi ricordo allora, dunque, stasera alle 19, scusate, alle 18:30 la diretta su Radio Piper Fontana Fredda con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, trasmissione della durata di circa un'ora, condotta dal sottoscritto. Avremo ospiti in studio, collegamenti telefonici, anche un break musicale. In questa puntata si parlerà di ufologia, trasmissione che poi, come ho detto prima, verrà replicata anche qui da Sales Web Network a partire dalle ore 22 di giovedì. Questo è sistematico per ogni settimana. Poi noi ci risentiamo nella trasmissione Spazio Aperto con Antonella Intranò e Ugo Lombardi mercoledì sera a partire dalle 18:30. È tutto dunque per questo notiziario Ecomondo 2000, rassegna stampa. La linea torna alla rete per la programmazione musicale, dunque, come dire, a
alla sala dei bottoni, Rosario Moreno, che ci farà ascoltare ora dell'ottima musica. Da Massimo Bonella l'auguro invece di una buona giornata e a più tardi.